Buonasera, buonasera, care risparmiatrici, gentili risparmiatori, bentornati a una nuova puntata di Soldi. Buonasera alla nostra Erika. Buonasera Cosimo, buonasera a tutti. Allora, siamo, come dire, più contenti del solito perché si è conclusa una settimana decisamente più tranquilla, almeno per quanto riguarda i mercati rispetto alle precedenti, i mercati che hanno reagito agli avvenimenti degli ultimi giorni al di là di ogni più rosea aspettativa, anche se abbiamo intitolato tregua armata in borsa, è stata comunque una settimana di tregua. Ma mentre sulla borsa giapponese continua, evidentemente non poteva essere altrimenti, a prevalere un clima di comprensibile incertezza, gli altri listini sono resi invece protagonisti di un importante rimbalzo che fa ben sperare per le prossime settimane. La guerra in Libia sembra avere conseguenze per il momento solamente sul prezzo del petrolio, mentre sul fronte dei cambi il dollaro continua a indebolirsi nei confronti delle principali valute internazionali. E mentre quindi a livello internazionale la situazione sembra, si spera, stia tornando lentamente alla normalità, nel nostro paese abbiamo assistito in settimana a un nuovo attacco da parte dei francesi alle aziende italiane. Dopo l'offerta pubblica di Elvemash su Bulgari è stata infatti la volta di Parmalat, presa di mira dall'Actalis, che ne controlla ora quasi il 30% del capitale. Però questa volta il governo italiano ha deciso di muoversi per salvaguardare l'italianità delle nostre aziende. Questa sera ci occuperemo ancora di consulenza finanziaria perché da un lato i risparmiatori sembrano pronti a tornare nuovamente a investire anche con maggiore coraggio, dall'altro sono sempre alla costante ricerca di una consulenza migliore rispetto a quella offerta dal mercato. Di tutto questo, ma come sempre di molto altro ancora, parleremo nella puntata di questa sera di Soldi insieme ai nostri ospiti che sono... Iniziamo con un volto noto, Cosimo, quello di Paolo Federici, Country Head per l'Italia di Fidelity International, una delle più importanti società di gestione indipendenti a livello internazionale. Buonasera. Buonasera. Buonasera e bentornato a Paolo Federici, bentornato anche a Fabrizio Fornezza, che è il direttore generale di GFK Eurisco, uno dei più accreditati istituti di ricerca italiani. Buonasera a tutti. Diamo invece un benvenuto per la prima volta ospite qui con noi a Soldi al professor Fabio Sdogati, ordinario di Economia Internazionale del MIP, ovvero la Business School del Politecnico di Milano. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera professore, bentornato invece a Ugo Bertone, editorialista economico di Panorama e del Foglio. Buonasera Ugo. Buonasera a voi. Buonasera e bentornato anche a Marco Loconte, giornalista di Plus 24, il settimanale di finanza e di risparmio del Sole 24 Ore, in edicola ogni sabato. Buonasera. Marco Loconte, questa è la copertina di Plus 24 di sabato, ma Marco Loconte ci presenta anche questa sera un suo libro che non c'entra nulla con risparmio e economia, Stregati dalla corsa, si chiama e immaginate si occupa di corsa, edito dal Sole 24 Ore. Esatto. E infine Luigi Dell'Olio, giornalista di Affari e Finanza, che è il supplemento economico di Repubblica in edicola ogni lunedì. Allora, io direi di iniziare, come facciamo spesso, dando i numeri dei mercati, naturalmente delle borse, vedendo come sono andate le cose sui principali, per i principali indici internazionali, partendo da quelli di casa nostra. Certamente è positivo questa settimana l'andamento a Piazza Affari con il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share in rialzo del 3,72 e del 3,61%. Bene anche il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Star che guadagnano rispettivamente il 2,30 e il 2,60%. Anche dall'inizio dell'anno la situazione resta positiva con il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share che salgono dell'8,98% e dell'8,18%, mentre il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Star registrano un guadagno rispettivo del 3,44 e del 2,42%. E tornano a salire questa settimana anche le principali borse internazionali con New York che registra rialzi compresi tra il 2,66 e il 4,15%. Fanno bene anche Londra e Tokyo che guadagnano il 3,34 e il 3,58%, Francoforte e Parigi che salgono invece entrambe di oltre il 4%. Anche l'andamento dall'inizio dell'anno resta in questo caso positivo con rialzi compresi tra lo 0,23% di Londra e il 5,83% del Dow Jones, mentre fa eccezione la sola Tokyo che registra una perdita superiore al 6%. Allora, come era prevedibile, anche perché le notizie provenienti dalla centrale nucleare di Fukushima sono state
pur essendo comunque preoccupanti, meno tragiche di quanto si temesse o comunque più rassicuranti di quanto si temesse, è diminuita, come avete visto, la volatilità sulla borsa nipponica e i mercati sembrano aver ritrovato un minimo di stabilità. Federici, in questa fase il mercato azionario può rappresentare, ad avviso di Fidelity, una buona opportunità di investimento? Alla luce probabilmente dell'andamento di questa settimana, dove abbiamo visto incontrastati segni più, direi di sì. Ma per il futuro? Sicuramente questa settimana è stata una settimana positiva, certamente ha seguito settimane meno ovvie. Allora, a prescindere, come dire, dalla drammaticità della notizia, sicuramente quello che è successo in queste settimane ha cambiato un pochino degli equilibri. Ci sono almeno due angoli che possono essere seguiti. Uno è il Giappone. Come tale, ricordiamo che il Giappone era un mercato che già quotava fortemente a sconto prima rispetto alle sue medie storiche, il rapporto tra prezzo e utili che negli ultimi 20 anni è stato intorno a 30 volte, in questo momento, anche prima della correzione, per il Giappone è 13-14, quindi è più o meno alla metà dei suoi valori massimi. L'altra cosa è che il Giappone indubbiamente dovrà ricostruire, questo vuol dire tantissimi investimenti pubblici, vuol dire che è un popolo che poi gli investimenti pubblici li sa utilizzare. Qualcuno avrà letto che sono stati capaci di riparare un'autostrada in 6 giorni. È stata veramente impressionante la foto di questa autostrada, no? Distrutta prima e poi praticamente intonsa dopo. Così come avviene sulla Salerno-Reggio Calabria da noi. Più o meno, infatti. È un mercato che ha perso in 2 giorni il 18%, devo dire parte di questo l'ha già recuperato, quindi vale la pena di guardare al Giappone. Per chi abbia un portafoglio diversificato può essere oggi un'idea, perché a questo punto ci saranno degli investimenti molto importanti, ad esempio infrastrutture, ci sono dei fondi che magari hanno sofferto meno, Fidelity ne offre diversi, tra cui il Japan Advantage, che possono effettivamente recuperare una parte importante di questa strada per chi volesse entrare ora. L'altro angolo è quello globale, perché in realtà il Giappone non è soltanto un paese importante, ma è una potenza mondiale. Si pensi che il Giappone è il terzo consumatore mondiale di petrolio, tanto per dare un'idea. Quindi immaginatevi che questo ha portato una serie di cambiamenti anche su altri elementi. Noi abbiamo parlato in tempi recenti degli asset reali, cioè quei beni, appunto come il petrolio, l'oro, eccetera, che possono effettivamente guadagnare i valori in certi contesti. In questi contesti nessuno poteva prevedere una crisi, ma quello che è successo effettivamente è che c'è stata paura, l'oro è salito, il petrolio prima è risceso e poi è di nuovo salito, le spese per infrastrutture le abbiamo appena nominate, guardare a investimenti di questo genere quando si tratta di dover ricostruire, quindi c'è poco da scegliere, quindi non sono solo consumi, potrebbe essere effettivamente un'ottima idea di investimento e si è dimostrata, soprattutto per chi è un pochino più prudente, un'idea molto resistente alla crisi. In un momento in cui il mercato ha perso giapponese il 18%, un fondo come appunto il Global Real Asset ha perso meno dell'1%, salvo poi addirittura crescere. Questa è la forza di un'idea in un periodo come questo. L'augurio migliore che possiamo fare al popolo giapponese è di riprendersi, anzi di trovare le energie da questa tragedia che l'ha colpito, così come è stato con il terremoto, con l'ultimo tragico terremoto di Kobe, e come dire rilanciare le proprie economie. Molti dicevano che questo sarebbe stato l'anno del Giappone, lo è stato sicuramente dal punto di vista negativo per quanto riguarda quanto è successo qualche settimana fa, speriamo lo sia dal punto di vista positivo per il resto dell'anno. Siamo convinti che saranno di esempio anche da questo punto di vista. Ecco, ma secondo numerosi economisti, sia il terremoto in Giappone che quello che sta invece accadendo in Medio Oriente non dovrebbero pregiudicare poi più di tanto la crescita economica a livello internazionale. Professor Sdogati, ma è davvero possibile che eventi di così grande portata siano assorbibili dal sistema senza grossi contraccolpi? Ma io credo che un angolo importante della questione giapponese sia già stato messo in evidenza. Nei primi giorni ovviamente gli aspetti umanitari e la pietà facevano premio sul raziocinio. Ora abbiamo capito la prima grande cosa: il Giappone deve ricostruire. Può sembrare cinico, la ricostruzione è un fatto importante, richiede investimento, crea occupazione, non solo in Giappone, nel resto del mondo. Noi sappiamo che per esempio la Germania, per il tipo di struttura produttiva che ha, decisamente aiuterà molto in questo processo e in particolare nella ricostruzione delle infrastrutture.
si stimava il, credo, 14 di marzo che la ricostruzione sarebbe costata circa 130 miliardi di euro, il 21 marzo si stimava che sarebbe costata circa 170, io credo che passeremo i 200 rapidamente, ma insomma cominciamo ad avere un'idea del costo di questa operazione, che accompagnata alla situazione libica genera necessariamente un aumento della domanda di petrolio a livello mondiale. La Libia non è un grande produttore, produce circa l'1% della domanda mondiale, anche assumendo che si smetta di estrarre completamente, da solo il problema libico non sarebbe gigantesco. Il problema è l'effetto dimostrazione creato dagli incidenti giapponesi. Noi sappiamo che la Cina ha deciso di rallentare drammaticamente i piani d'uso di energia nucleare, lo stesso la Germania, il nostro paese è entrato in una fase di riflessione. In altre parole, la domanda di petrolio salirà. Chi beneficerà di questa domanda di petrolio? Io credo che sia difficile rispondere, ma certamente ne beneficeranno anche quelle che chiamiamo le economie emergenti. Penso a paesi a cui tendiamo a non pensare, dall'Indonesia alla Nigeria al Messico. Questi sono paesi in cui le prospettive di ripresa erano già forti, cresceranno ancora. Ecco, la borsa giapponese ha recuperato in tutto ciò un minimo di stabilità. Abbiamo visto che addirittura all'inizio dell'anno è l'unica borsa a registrare un segno meno davanti alla performance, ma comunque ormai meno soltanto 6% erotti. Ci vorrà del tempo però per capire in quale modo il paese riuscirà poi a reagire, a recuperare da questa catastrofe, a ricostruire, anche se, come dire, le prime immagini, le prime notizie ci danno veramente l'impressione di della gente veramente tosta, no? E quali saranno comunque gli impatti sull'economia di Tokyo lo vedremo e lo capiremo bene nei prossimi mesi. Marco Loconte, tu che conosci molto bene il Giappone, essendo una delle tue grandi passioni, che cosa prevedi riguardo alla ripresa nipponica? Era segreta questa grande passione, però vabbè, insomma, diciamo. Ma al di là delle battute, no, il punto del problema giapponese non è tanto e non è solo l'impatto sul PIL mondiale. È stato calcolato che crescerà meno di quanto preventivato, meno di quel 4-4,5%, ci si fermerà intorno al 4% per il 2010. Questo è l'impatto percepibile, insomma, del terremoto giapponese sull'economia globale. Il tema è il chiamarsi di un attore fondamentale della stabilità valutaria, soprattutto a livello globale, dalla scena, perché il Giappone si dovrà occupare di ricostruire la propria economia innanzitutto e dunque sarà meno attenta a intervenire nella scena internazionale delle valute, dei bond, che già ha degli elementi di criticità importanti. Nella scorsa settimana abbiamo visto come le banche centrali siano intervenute in maniera massiccia per stabilizzare le posizioni in yen, che sono posizioni importanti nel credit rating internazionale. Dunque un intervento inusuale, di quelli che capitano una o due volte l'anno forse nei momenti di crisi, e che quindi sottolineano il problema non solo del Giappone, il terremoto e lo tsunami che si è verificato non più di 20 giorni fa, ma è un problema che riguarda l'intera economia globale. Ne risentiremo un po' tutti, le opportunità di investimento ci sono, ma sono opportunità che vanno coordinate e basate in un orizzonte temporale idoneo. Non è pensabile che nel giro di una settimana si possa trarre profitto dalla crescita delle performance dei titoli legati alle costruzioni a livello internazionale. Bisogna che ciascun investitore stabilisca in qualche modo l'opportuno investimento a seconda di quelle che sono le sue caratteristiche, più che le variabili infinite della ricostruzione giapponese.
Ecco, invece torniamo a spostarci in Medio Oriente, perché nel marzo 2003, quando lo ricordiamo, gli Stati Uniti attaccarono l'Iraq, le borse iniziarono un rally che durò poi molti anni, almeno fino alla crisi dei mutui subprime dell'agosto 2007. Ugo Bertone, ma ci sono i presupposti perché la guerra in Medio Oriente produca gli stessi effetti di allora sui mercati? Ma oddio, in questo momento non partiamo dalla posizione depressa del 2003, credo che le condizioni per un rimbalzo ci possano essere per altri motivi. Quel che è certo è che, primo, la situazione libica, come è già stato detto, non pesa come poteva pesare quella del 2003 in Middle East. Secondo, i meccanismi della finanza internazionale già si sono mossi, in questo momento esistono delle operazioni in futures tali per cui è già stato ampiamente scontato per i prossimi mesi l'effetto e l'impatto sul petrolio. Bisogna vedere, al di là della Libia, che cosa possa succedere in paesi che sono probabilmente molto più sensibili e molto più importanti, perché la vera partita la si gioca nel Golfo Persico, la si può giocare in Siria, ci possono essere elementi di stabilizzazione e di destabilizzazione molto più importanti. In questo momento possiamo dire che il Medio Oriente non ha colpito le borse come si poteva temere, e quello che impressiona di più, non ha colpito neanche la borsa italiana, perché è vero che la Libia non conta tanto nello scacchiere globale, ma conta moltissimo per una parte rilevante del listino italiano, a partire dall'Eni, a partire dalle raffinerie, per arrivare fino a Unicredit e ad altri. Anche perché bisognerà capire, ovviamente, alla luce di quella che sarà l'evoluzione politica, di che cosa succederà in Libia, poi evidentemente quali saranno, come dire, i cambiamenti dal punto di vista economico, no? Se Gheddafi riuscirà a mantenere il potere, o piuttosto se quelli che vengono definiti gli insorti prenderanno il potere, cambieranno parecchie moltissimo. Cose, anche alla luce dell'intervento franco-britannico, come dire, in prima linea. Ecco, in maniera paradossale, ma non troppo, Zingale ha già notato sul Sole 24 Ore che ci si preoccupa tanto di un'OPA di Lactalis sulla Parmalat, non dell'OPA che la Francia sta lanciando sulla Cirenaica, che è molto più importante. Sull'Italia non lo so. Sulle aziende italiane, poi ne parleremo nel corso. Sull'OPA sulla Cirenaica, va bene. Allora, nonostante il terremoto in Giappone e la guerra in Medio Oriente, secondo la maggior parte degli analisti, l'economia mondiale continuerà comunque a crescere anche in quest'anno. Dell'Olio, in questo scenario, su quali asset potrebbe essere interessante investire? Sì, come dicevi tu, le ultime previsioni sono molto ottimistiche. Il Fondo Monetario Internazionale nei giorni scorsi ha previsto una crescita del PIL mondiale del 4,1% quest'anno e 4,5% il prossimo. Quindi la situazione è buona. All'interno di questo scenario però è molto diversificata, per cui l'Europa cresce alla metà di questo ritmo, e sappiamo anche che la BCE si appresta ad aumentare i tassi di interesse, quindi la situazione è molto diversificata. Abbiamo una situazione in cui i debiti sovrani sono tornati a rischio, mentre gli utili aziendali stanno sorprendendo positivamente gli analisti, per cui l'orientamento prevalente sui mercati in questa fase è di preferire l'equity rispetto ai bond, e tra i bond i corporate rispetto alle emissioni sovrane. Abbiamo detto che il clima sui mercati, dopo qualche settimana di forte tensione, era inevitabile appunto per quello che sta accadendo in Medio Oriente, per quello che è accaduto in Giappone, sembra essere ora più disteso, anche se continuano a persistere comunque forti elementi di incertezza, soprattutto quello che diceva prima Ugo Bertone riguardo alla situazione nel Golfo Persico. Ci sono paesi, come dire, che pesano molto di più per quanto riguarda la produzione di petrolio della Libia a livello internazionale. Da Fabrizio Fornezza invece volevamo sapere qual è, visto che voi monitorate costantemente con le vostre ricerche, no, il sentiment degli investitori, qual è lo stato d'animo degli investitori? Il dato più recente ovviamente vede un necessario peggioramento, perché in queste settimane è difficile ovviamente mantenere il sentiment elevato, però se ci distacchiamo un attimo e prendiamo un pochino più la prospettiva degli ultimi mesi, ci accorgiamo che il clima presso le famiglie italiane è in miglioramento rispetto a qualche mese fa.
ad esempio, le famiglie italiane iniziano a traguardare la fine della crisi, è come se avessero messo sul calendario il fatto che più o meno dalle parti della fine del 2012 loro si aspettano in qualche modo qualche risultato, come dire, concreto della conclusione della crisi. Il risultato operativo di questo miglioramento del clima, ad esempio, è proprio l'espansione degli investitori, nel senso che noi avevamo assistito in questi anni a una riduzione delle famiglie che detenevano, che hanno, diciamo, prodotti di investimento, amministrato, gestito, eccetera. Bene, quest'anno, diciamo, assistiamo, il dato è proprio di febbraio, l'abbiamo appena comunicato ai clienti, assistiamo a una ripresa degli investitori. Gli investitori tornano, le famiglie che investono tornano a superare il 30%, sono al 33%, rispetto all'anno scorso erano il 28%. Considerate che il punto di riferimento però è il 52% delle famiglie che investivano 10 anni fa, quindi di spazio per il recupero ce n'è ancora molto. E i recenti avvenimenti in Giappone e in Libia hanno provocato, come era poi logico prevedere, un brusco aumento della volatilità sui mercati. Ci fornisce allora qualche suggerimento su come cercare di neutralizzarla Andrea Fiorio, Relationship Manager di Anima. Le recenti crisi di Libia e Giappone hanno portato nuova volatilità sui mercati. Come vede Anima questo momento? L'attuale contesto di mercato suggerisce una possibile sovraperformance della parte equity rispetto alla parte bond. I principali elementi che hanno caratterizzato a nostro avviso i mercati nelle recenti settimane sono senza dubbio rappresentati dal possibile rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE già nel corso della prossima riunione di aprile. Si parla di un rialzo nell'ordine dei 25, massimo 50 basis point, rialzo già scontato a nostro avviso dai mercati finanziari. L'obiettivo del presidente Jean-Claude Trichet con questa manovra è senza dubbio di neutralizzare i fenomeni inflazionistici che stanno caratterizzando i mercati. Tale fenomeno va comunque rapportato al recente rally delle materie prime e non tanto ad un surriscaldamento della domanda. Altro elemento che ha caratterizzato i mercati è senza dubbio rappresentato dal più alto premio a rischio pagato sui titoli governativi rispetto ai titoli corporate. E quali sono i prodotti che incontrano le esigenze dei risparmiatori in questa fase? Al fine di neutralizzare la volatilità che potrebbe caratterizzare i mercati finanziari nel corso dei prossimi mesi, senza però perdere, diciamo, le opportunità che il mercato azionario potrebbe offrire, Anima suggerisce di approcciare all'attuale contesto di mercato tramite l'utilizzo di prodotti flessibili o a gestione attiva. I prodotti che meglio rispondono a queste esigenze sono senza dubbio rappresentati da fondo attivo, fondo azionario flessibile, Visconteo, fondo bilanciato obbligazionario e Sforzesco, fondo obbligazionario misto. E dopo questa rubrica io vi ricordo, come ogni puntata, quali sono le modalità che potete utilizzare per interagire con i nostri ospiti presenti in studio qualora aveste delle domande da porre loro. Potete o registrarvi al nostro sito, che è www.solditv.it, appunto dopo esservi registrati e collegati inviare una mail, oppure potete telefonare o mandare un sms tutti i venerdì dalle ore 14 alle 16 al numero 328-799-8105. Noi aspettiamo come sempre le vostre domande nei vostri quesiti. Nel frattempo ci prendiamo qualche istante di pubblicità per tornare subito dopo con la seconda parte di Soldi.